iniziai a dare una mano come archivista nella libreria dei miei genitori. Fortunatamente era una cosa che a Ruth non interessava fare, e quando stavo lì almeno non mi dava il tormento. Fra quei volumi presto trovai un po' di pace ai miei tumulti interiori e qualche spunto di riflessione sulle mie domande esistenziali. La mia attività nella libreria non mi occupava molto tempo in realtà, ma cercavo di rimanere lì il più a lungo possibile per non incontrare Ruth e passavo diverse ore a leggere. Quel luogo per me inizialmente era un'oasi nella quale rifugiarmi, ma col crescere del mio interesse per i libri divenne un vero e proprio santuario. Avevo molto rispetto per quei libri e mentre per lavoro dovevo catalogarli seguendo dei criteri pratici e razionali, nella mia testa imparai a farlo a seconda dell'odore delle pagine, della grana della carta e delle increspature sulle copertine. Imparai anche a ripararli diventando un abile restauratore di edizioni rare. Ero già un lettore vorace, ma un giorno, senza sapere bene perché, mi appassionai incredibilmente a dei racconti su un certo Alastor, un necromante originario di queste parti. Pare che, a differenza dell'arcimago Nevren Cuore d'Ossa, il responsabile della Genesi Abietta, che mise sotto scacco il regno di Ravenrock, Alastor avesse intenzione di indirizzare le proprie ricerche di necromanzia verso il prolungamento e la preservazione della vita stessa, anziché verso il controllo di ciò che è morto. Volevo assolutamente saperne di più. Era un argomento che mi stava particolarmente a cuore. Senza rendersene conto, l'interesse di Damias verso le storie e le ricerche di Alastor, unito al suo crescente feticismo per i libri, si trasformò in una vera e propria ossessione.